sei cresciuto, quando ti ho intervistato la prima volta sei venuto un po' più piccino. Come stai? Bene. Bene? Allora, tu sei stato a Expo, giusto? Hai visto il video? Che effetto ti ha fatto rivederti su quello schermo enorme, con tantissime persone che ti guardavano? Niente. Niente? Questa è Mattia! È lui, Allora, c'ho un piccolo omaggio per te. Allora, Clelia Schiavo, leggerà anche le motivazioni per tutto il video. Poi dopo cerchiamo di fargli dire qualcosina a Mattia, Di poche parole, Mattia. Vai, Clelia. A nome di tutti gli associati CRT Cilento, affiliato FITEL, Associazione di Promozione Sociale Vallo della Lucania Cilento. A te, Mattia Oricchio, va il nostro più sentito compiacimento ed apprezzamento per aver saputo mantenere una innata spontaneità nei comportamenti e nel rispetto delle tradizioni e radici cilentane, il Pastorale Cilentana, cortometraggio di Mario Martone realizzato per Expo 2015. Applauso, grazie, eccolo qua, l'omaggio FITEL a Mattia, che condividerà sicuramente con papà Massimo e con tutta la famiglia. Mattia, di poche parole, cerchiamo però di fargli dire qualcosa. Allora, Mattia, quando hai realizzato il video? Marzo. Marzo? Allora, per quanti giorni avete lavorato? Una settimana. Ti hanno un po' spiegato poi il video, insomma, come sarebbe stato utilizzato, sì? Sì. Ma tu non recidi nel video, perché ce lo racconti? Perché è la mia passione. Quante caprette hai? Tre. E poi? Le galline, il maiale. Silenzio! Mattia già parla poco, se voi fate chiasso poi non si capisce niente. Ha le caprette, le galline, i maiali? Cosa vuoi fare da grande? Non lo sa, facciamo un applauso. Ancora non lo sa. Grazie. Noi comunque lo ringraziamo e lo salutiamo anche. Secondo me si è espresso già tanto, perché lui. Sì, è di poche parole. È così, Mattia, è così, Mattia. È di così. Poche parole, però sicuramente ha ben rappresentato quello che è il territorio cilentano in questo video. Allora, grazie Mattia. Grazie. In bocca al lupo per tutto, va bene? No, grazie a te. Ciao Mattia, un applauso, ciao. Che dici? Chiamiamo papà Massimo?